Bologna Orsolini, tutto fatto per il rinnovo. Nella giornata di giovedì, verrà messo nero su bianco tra Bologna e Orsolini sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L'attaccante rinnoverà fino al 2027. Lo riporta Sky Sport. Chelsea. Pochettino vuole parlare con Lukaku. Maurizio Pochettino è intenzionato a parlare con Romelu Lukaku, che si allena a parte in attesa di sviluppi di mercato, per capire se il belga è interessato a rimanere al Chelsea. Una mossa dettata dall'infortunio non ancora smaltito completamente da Broia e dalla poca esperienza del nuovo arrivato Nicola Jackson. Difficile, però, che Big Rom torni sui suoi passi. Lo riporta Sky Sport. Inter. In chiusura trattativa per Correa col Marsiglia. Joaquín Correa è vicinissimo al trasferimento al Marsiglia. Dopo i 90 in panchina contro il Monza, l'argentino ha preso seriamente in considerazione l'ipotesi dell'addio e la trattativa tra Inter e Olympique è alle battute finali. Nella giornata di giovedì è prevista la fumata bianca. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso più diritto di riscatto a 15 milioni, che può diventare obbligo. In questo caso i nerazzurri farebbero ai francesi un piccolo sconto, 12 milioni. La partenza di Correa spalanca le porte al ritorno di Alexis Sanchez, la scorsa stagione rinato proprio al Marsiglia. Bayern, Kerer nel mirino per il dopo PAVARD. Il Bayern Monaco è alla ricerca del sostituto di Benjamin Pavard e potrebbe pescare in Premier League. Secondo il Daily Mail, i bavaresi hanno messo nel mirino Thilo Kehrer, difensore del West Ham che l'allenatore Thomas Tuchel ha voluto con sé nell'esperienza al PSG. Milan, Colombo rinnova. Poi, forse, l'addio. Da giorni ormai, in casa Milan si riflette sul futuro di Lorenzo Colombo. La punta, che piace molto al Monza, dovrebbe lasciare Milanello per trasferirsi in prestito negli ultimi giorni di mercato. Prima però l'ex Lecce prolungherà il suo contratto con i rossoneri fino al 2028. City. Bernardo Silva rinnova fino al 2026. A lungo corteggiato da Barcellona e PSG, alla fine Bernardo Silva ha prolungato il suo accordo con il Manchester City fino al 30 giugno 2026. Il vecchio contratto aveva come scadenza il 2025. Torino, ufficiale Lazzaro. Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Lazzaro. Udinese, Balzaretti apre a LLADD Odi Beto. Il nuovo direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato del futuro di Beto. L'Udinese è una società solida, non ha bisogno di vendere. Valorizzare i giocatori importanti ha fatto la storia dell'Udinese, ma non è una necessità vendere. Quando arriva un club il valore che dà un nostro giocatore deve combaciare con quello che diamo noi, se arrivano offerte così ci si siede e si valuta quello che è il da farsi, sapendo che, ed è una delle forze del club, abbiamo un'area scouting straordinaria che sa sostituire i giocatori forti quando partono con altri giocatori forti. Bologna, preso KARLSSONDALLAZ. Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Alkmaar Zaanstreek il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Jesper Karlsson. Fiorentina, rilancio Brentford per Nico Gonzalez. Il Brentford non molla per Nico Gonzalez.
L'ultima proposta degli inglesi alla Fiorentina per l'esterno argentino supera i 40 milioni di euro. Adesso i gigliati stanno riflettendo davvero sul da farsi. City. Perrone in prestito alla Las Palmas. Il Manchester City ha annunciato la cessione in prestito fino al termine della stagione di Máximo Perrone alla Las Palmas. Il 20enne centrocampista argentino era sbarcato in Premier League a gennaio proveniente dal Vélez Sarsfield e in questi mesi ha trovato pochissimo spazio in prima squadra. Lazio. Accordo con LA Salernitana per Luigi Sepe. La Lazio ha trovato l'accordo con la Salernitana per l'acquisizione del portiere Sepe. I biancocelesti in precedenza avevano puntato forte su Hugo Lloris, ma non è stato trovato un accordo. Real. Ancelotti. Mai cercato OSIMHEN. Se abbiamo mai pensato a Osimhen? No, perché con la società abbiamo pensato che con l'acquisto di Bellingham si potesse sopperire all'assenza di Benzema. Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti a Radio Serie A. Genoa, tre club di B in lotta per Massimo Coda. Cremonese, Bari e Sampdoria. Sono tre i club di Serie B che si stanno sfidando per assicurarsi Massimo Coda, in uscita dal Genoa. Il 34enne campano rappresenta una sicurezza per la cadetteria. Liverpool, nel mirino André, no del Fluminense a 30 milioni. Il Liverpool non smette di acquistare centrocampisti in questa finestra estiva del mercato. L'ultimo obiettivo dei Reds è André, 22enne del Fluminense. Secondo quanto emerge dal Brasile, i sudamericani avrebbero detto no ad una prima offerta da 30 milioni di euro. Manchester United, è vicino Jean-Clair Todibio dal Nizza. La caccia del Manchester United a un difensore potrebbe essere giunta al termine. Jean-Clair Todibio è vicino ai Red Devils. Il centrale del Nizza ex Barcellona costerà 34 milioni di sterline. L'obiettivo principale era Pavard, che però sembra vicinissimo all'Inter. Dalla Spagna, accordo fatto Napoli-Celta per VIGA. Accordo finalmente trovato tra il Napoli e il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga dal club spagnolo all'azzurro. Lo riferisce il quotidiano La Voz de Galicia, secondo cui spetta ora al giocatore dire la parola finale sulla firma del contratto per poi partire per le visite a Roma. Veiga stamattina ha partecipato alla festa per il centenario del club iberico e, al termine, ha parlato con i dirigenti del club Luch Campos e Juan Carlos Calero. Poi ha lasciato la sede della squadra. Tottenham, occhi su Jonathan David. Il Tottenham avrebbe messo nel mirino Jonathan David del Lille come rinforzo tra gli attaccanti. L'addio di Harry Kane ha lasciato un vuoto e non è ancora stato colmato. È stato acquistato solo il giovane Velitz, ex obiettivo del Milan. Taremi e Lukaku, gli altri nomi sul taccuino degli Spurs. Empoli, interesse per Ryan Fraser del Newcastle. Ryan Fraser, centrocampista del Newcastle, avrebbe attirato l'interesse dell'Empoli. I toscani porterebbero lo scozzese in Italia molto volentieri, secondo quanto riportato da Tesani. Inter PAVARD, ci siamo. Niente allenamento col Bayern. Benjamin Pavard Inter, ci siamo. In attesa del lock definitivo dei bavaresi ai nerazzurri per il trasferimento del difensore, il francese non si è allenato stamane. Ufficialmente per malattia, come si legge nel comunicato dei tedeschi. Roma, arriva il no di ELLATALANTA per Zapata.
la Roma deve rinunciare a Duván Zapata. L'Atalanta, infatti, avrebbe bloccato la cessione dell'attaccante colombiano su richiesta diretta di Gasperini. Lo riporta Sky. Monza, ufficiale il passaggio di Valotti al Pisa. Addio Monza per Mattia Valotti. Il centrocampista lascia la Brianza per mettere di nuovo piede in Serie B, precisamente al Pisa. La formula? Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lazio, salta definitivamente gli Oris. La Lazio non avrà il prossimo anno in rosa Hugo Lloris. Il portiere francese ha rifiutato definitivamente i biancocelesti, rivela RMC Sport, nonostante l'ennesimo tentativo del club capitolino. Non da escludere una permanenza del numero 1 al Tottenham. Milan, è lei richiesta per SAELEMAEKERS. In lista di sbarco in casa Milan c'è Alexis Saelemakers, chiuso da Pulisic e Chakwueze sulla fascia destra. Il belga ha un accordo col Real Betis, c'è da attendere invece per l'intesa tra Milan e il club spagnolo, Furlani chiede una cifra oscillante tra i 7 e i 10 milioni di euro. Barcellona, vicino LINGAGGI o di Cancelo. Manca davvero poco per il passaggio di João Cancelo dal Manchester City al Barcellona. L'accordo tra le parti è ormai stato raggiunto, l'ex Inter si trasferirà in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Roma, Mourinho ha chiesto un difensore. In attesa di definire la questione punta, in casa Roma si sonda il mercato a caccia di un nuovo profilo. Precisamente in difesa. José Mourinho, scrive il Corriere dello Sport, ha chiesto a Thiago Pinto un nuovo elemento per il reparto difensivo. Prima però bisognerà piazzare alcuni calciatori in esubero. Frosinone, fatta per LIROLA, ARRIVERA in prestito. Prosegue senza sosta la campagna rafforzamenti del Frosinone. I ciociari hanno concluso l'affare col Marsiglia per Paul Lirola. Il 26enne, rivela Sky Sport, è atteso al più presto in Italia. La formula è quella del prestito. PSG, tutti su EKITKE, SI inserisce anche il Fulham. Hugo Ekitike è uno dei nomi forti del mercato estivo, interessa al Milan, alla Roma, al West Ham e ora anche al Fulham. Il club inglese sta per cedere Mitrovic al Hilal per 54 milioni di euro e sarebbero pronti all'assalto per il francese. Juve, Facundo González alla Sampdoria, è ufficiale. Appena arrivato dal Valencia, in casa Juventus, è già tempo dei saluti per Facundo González. Il giovane difensore si trasferisce in Serie B, alla Sampdoria, fino al 30 giugno del 2024. La formula dell'operazione è quella del prestito. West Ham, assalto a Annesyri del Siviglia. Annesyri, centravanti del Siviglia, potrebbe lasciare gli andalusi prima della fine del mercato, su di lui il West Ham che offre 30 milioni di euro. Il club spagnolo ha bisogno di soldi per completare il proprio mercato e sarebbe interessato a vendere anche Rafa Mir. Bayern Monaco, arriva il portiere Daniel Pietz. Il Bayern Monaco, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, sta per ingaggiare il portiere israeliano Daniel Pérez dal Maccabi Tel Aviv. 5 milioni di euro più bonus, l'estremo difensore firmerà un contratto quinquennale. Visite mediche e ufficializzazione in settimana. Juve, piazza verso l'addio definitivo.
Marco Piazza sta per chiudere nel peggiore dei modi la sua sfortunata avventura juventina. L'attaccante croato ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, ma non resterà a Torino. Si cerca una squadra, anche se finora Piazza ha rifiutato ogni offerta. Resta aperta la pista turca, con il Karagmuruk in testa. Possibile una risoluzione del contratto con Buonuscita. Bonucci Union, scoglio ingaggio. Leonardo Bonucci si è arreso e ha deciso di lasciare la Juve. Sul suo tavolo la proposta più concreta è quella del Union Berlino, che ha il plus di giocare la Champions League. I tedeschi gli offrirebbero 2 milioni di euro netti a stagione, poco più della metà del suo stipendio attuale. Per questo a Torino si sarebbero resi disponibili a intervenire sotto forma di incentivo all'esodo.